È successo che pur si era già fatta la graduatoria, si era approvata pure la graduatoria, la regione ha reputato opportuno in autotutela di annullare quella procedura in quanto c'è un inciso di una norma regionale che dice che in Sicilia per assumere bisogna passare tramite una selezione pubblica. Nella realtà la nostra era sì una richiesta di graduatoria rivolta al centro per l'impiego, ma successivamente quella graduatoria andava integrata da parte di ATM con l'attribuzione a ogni singolo soggetto di titoli che riguardavano l'aver svolto nell'ambito della nazione Italia il trasporto, di essere stato operatore di Almeno per sei esercizio mesi. di almeno 6 mesi. Perfetto, E c'erano e quindi avevamo un punteggio. Quel punteggio faceva sì che poi alla fine noi facevamo una selezione per titoli e c'era una graduatoria finale da cui avremmo Tanto la cosa che attinto. lascia la mano in bocca è che a Messina questa procedura è E lo stata so, autorizzata, purtroppo quindi gliel'abbiamo due pesi e due pure misure nella scritto. stessa Gliel'abbiamo regione. pure scritto, ognuno prende le sue decisioni. Sono decisioni personali prese dai funzionari e dopodiché non potevamo Come siamo messi assolutamente. per questo motivo? Avete Ora fatto ci ricorso o che stiamo cosa? preparando, Ok. già c'è stata un'assemblea in cui ci hanno dato l'input per fare in modo che quei concorsi che erano a tempo determinato per 7 unità si potesse passare a un concorso per selezione pubblica per 7 unità sempre, ma a tempo indeterminato.